Trovo negli stessi percorsi dove ho provato la Stylus a vedere come si comporta questa. Questa prova, un po' come fu per la Stylus, non viene da un esperto di mountain bike. Per puro divertimento ho scoperto che ci si diverte tanto con le bici, soprattutto se con la pedalata assistita e 80 Nm. Quindi la mia è una prova non da esperto, ma da uno che sono un po' di anni che in moto va, fa enduro, sia dalle moto leggere, diciamo intorno ai 100-120 kg, fino al GS, al tenere moto oltre i 200 kg. Ho fatto cose impegnative anche in enduro, quindi ho una certa scorrevolezza, non mi ritengo pilota, insomma, ho la mia scorrevolezza, per cui so cosa cerco in una bici, in un telaio, in una sospensione, in certi comportamenti. E nella Stylus ho trovato un po' di limiti. Come dicevo, tra la Stylus e questa ci sono un po' di differenze, a cominciare dalla escursione delle sospensioni. La Stylus erano solo 130 mm, qui siamo a 150 mm, che secondo me è il minimo indispensabile per poter fare un po', diciamo, di enduro scorrevole. Molto generosa la Stylus della Decathlon, perché su questi stessi tracciati l'ho fatta pedalare un bel po', arrivando fino ai circa 50 km/h in discesa. E generosa, però manifestava i suoi limiti, cosa che con questa qua è più facile che lei ti porti forse ai tuoi limiti. I freni anche decisamente hanno prestazioni migliori. La Stylus aveva i freni un po' addormentati, non erano on-off, non erano potenti. Su questa sono on-off, potenti, cioè ti devi fermare, anzi, devi stare attento perché sennò ti fai pure male, ti cappotti in avanti. Ed è come devono essere i freni. Adesso lì c'è una salita decisamente impegnativa, la voglio provare con questa qui, con 80 Nm, come vado su? Quella è la salita che, diciamo, viene da qui, questa è pianura e lì è quasi un muro a salire. C'è la difficoltà anche che il terreno è molto impegnativo, ci sono dei solchi molto pronunciati. Allora, sono in modalità dinamica, cioè la bici sente quanto io spingo sui pedali e asseconda la mia spinta. E al momento io riesco a parlare in salita così senza faticare. Pensavo di dover faticare almeno un po', ma non c'è niente da fare. Lì diciamo la pendenza era almeno un 30%. E non ho neanche usato l'ultimo rapporto, quello più agile, diciamo quello che alleggerisce di più la pedalata. Qui però la salita è finita, adesso proviamo a riscendere, va! Abbassiamo la sella, sella telescopica, e andiamo giù. Non posso accelerare troppo, se no la telecamera non mi segue. Quindi si tratta di una bici, decisamente di un livello più
sicuramente superiore a quello della Stilus. Le sospensioni soprattutto, dicevo, queste sono 150. Io in realtà ho già provato questa bici in un percorso molto più impegnativo di questa, su Monte Amiata, sulle discese delle downhill. Se le cose si mettono male, lunedì potrei non tornare al lavoro. Lì giù c'è la bici, mi vado a suicidare. E decisamente il 150 mm di escursione sono il minimo indispensabile per potersi divertire un po' e alzare di tanto il ritmo. Non senti i limiti, come dicevo, l'ho portata sui percorsi di downhill sul Monte Amiata e l'ho maltrattata veramente tanto. E non ha fatto una piega, soprattutto le sospensioni. Tante volte nelle discese lanciato sbagliavo percorso, tracciato, mi ritrovavo le classiche sporgenze, rocce che escono fuori e la dovevo puntare contro le rocce per far lavorare le sospensioni. E anche se pensavo che 150 mm fossero pochi, in realtà digeriscono tanto, ti permettono di sbagliare e di affidarti a loro. Nel momento che sbagli, punti il sasso, punti la traiettoria sbagliata, vai giù, ti affidi a loro e forse una volta, uno o due, ho sentito un fondo corsa sulla forca davanti, ma decisamente non senti i limiti. Il problema della Stilus era che saltava continuamente la catena. Sul canale c'è il video, mi pare 7-8 volte mi è saltata la catena in il tracciato qui proprio che ho fatto. La catena, ecco. Dai! Salisci, orco zio! Porca troia della catena! Oh! E ritagli, So, tienici! E la catena salta. Porca puttana vacca lurida. Su questa mai successo. Ogni click una marcia precisa e va via. Senza problemi. Si trattano sicuramente di due bici con due di una spesa decisamente diversa. Io questa l'ho presa usata da nuova. Questa non so se era il doppio del prezzo della Stilus, però. Forse è anche impari il confronto tra questa e la Stilus della Decathlon, però come dicevo io non sono esperto di mountain bike, ho provato la Stilus e poi ho preso questa qui. Ah, di partenza in salita, vediamo, alleggeriamo un attimo, salita un po' impegnativa, e via su. No, non sento niente. Altro dettaglio non da poco è che sulla Stilus ho provato a fare regolazioni e delle sospensioni, ma di fatto poi sul tracciato non ho sentito differenza. Questa è molto diversa, lei reagisce molto alle sospensioni. Se io cambio la regolazione più facile così al volo, lei così rimbalza, mentre invece se volessi posso intervenire in qualsiasi modo. Si sente, reagisce come sulle moto, quando fai un click, due click, si sentono. Infatti su Monte Amiata io facevo le discese da downhill e spesso vedevo che dai trampolini, dai salti, uscivo fuori e il dietro tendeva un po' a saltare di più, a sorpassarmi. È bastato rallentare un po' la sospensione di un click in estensione e l'ho rallentata anche un po' in compressione, sempre di un click. Un click sembra niente, ma io da quel momento in poi andavo giù come una freccia, senza problemi. Tutte le mie considerazioni sono riferite alla Stilus, che è l'unica altra mountain bike che io ho provato.
Questo non vuol dire che la Stilus sia una pessima bici, ognuno ha la sua bici in base alle sue idee, cosa vuole fare con una bici. Io ogni tanto a me ne prende un po' il matto, quindi ho delle necessità diverse. Quindi la Stilus è una bici che va benissimo, estremamente soddisfatto di aver preso questa, è una Gianto, una bici del 2022 e ancora si difende molto bene. Sarebbe stato meglio una batteria da almeno 600 watt, quello sì. Io qui con la Stilus 500 watt, 60 Nm, feci circa 30 km, sempre qui in queste montagne, e sono arrivato proprio al minimo. Con lei lo stesso, ho fatto lo stesso giro. E 500 metri prima di arrivare alla macchina la batteria ha ceduto. Però 500 watt su 60 Nm e su 80 Nm, diciamo, si è comportata bene. Ha una bella ottimizzazione. Come tutte le bici, c'è le varie impostazioni di aiuto alla pedalata, da quella economica, passeggio, sport e massima velocità. Ma ha il motore Yamaha una funzione, a me, quella più riuscita, che è quella, diciamo, dinamica, in cui non è né al massimo né al minimo. In base alla pedalata che tu dai, lei ti dà l'aiuto necessario in quel momento. E questa modalità si comporta in un modo particolare, perché se tu affondi una pedalata forte, poi ti fermi, per mezzo secondo, un secondo circa, lei continua, il motore continua a spingere. E questo è un aiuto molto importante quando devi fare delle salite, degli strappi, dove per cercare l'equilibrio sei costretto a cercare a fermarti con i pedali, però c'hai quel mezzo secondo, secondo in più di spinta che ti aiuta a uscire da un impiccio. Non sempre, perché mezzo secondo, un secondo del motore fa ben poco, però se lo impari a conoscere, a volte lo richiami proprio apposta ed è una cosa che aiuta. È un bel aiuto. E vediamo un po' se chiude sta giornata.